Devi chiudere il bilancio della tua società e ti sorge il solito dilemma. Con che utile uscire? Devi mantenerlo alto per ottenere finanziamenti alle banche oppure abbassarlo per pagare meno tasse? Lo so quello che ti stai chiedendo, ma quindi si può mandare all'utile a piacimento e far saltare fuori quello che ci pare? E soprattutto, è legale questa cosa o mi sbattono in galera? Beh, nel corso di questo video ti svelo senza peli sulla lingua come gestire l'utile del bilancio della tua azienda. Attenzione però, sono cose che nessuno ti dice perché non è politicamente corretto dirlo. Ti dirò cosa fare e cosa assolutamente non fare. E ti svelerò inoltre le strategie a medio e lungo termine per non avere più il dilemma tra dover abbassare l'utile per le tasse o aumentarlo per le banche. Quindi mettiti comodo e segui attentamente questo video. Io sono Claudio Cerutti, il commercialista che ti insegna in modo semplice a controllare i numeri della tua azienda e a pagare meno tasse. Sono autore del libro I numeri non mentono, il manuale per gli imprenditori che vogliono avere il controllo totale dei loro numeri. E se sei un piccolo imprenditore ti faccio una domanda. Ti piacerebbe pagare meno tasse senza per forza doverti trasferire all'estero? Beh, se la risposta è sì, allora quello di cui hai bisogno è di una pianificazione fiscale preventiva, ossia di una strategia che ti permetta di scegliere la struttura fiscale più adatta alla tua specifica situazione in modo da pagare solo il minimo di tasse consentito dalla nostra confusionaria legge. Non devi subire le tasse, devi pianificarle e io posso mostrarti come fare. Nel mio corso Swiss My Tax ti svelo tutti i segreti per pagare meno tasse senza per forza doverti trasferire in Svizzera. Se vuoi saperne di più, qui sotto trovi il link con tutti i dettagli. Vediamo quindi ora il cosiddetto dilemma dell'utile che attanaglia tutti gli imprenditori. Allora, l'utile di bilancio è importante perché? Perché è una rilevanza esterna, rilevanza all'esterno dell'azienda e quindi si pone un dubbio. Cosa devi fare? Devi apparire povero per il fisco così paghi poche tasse oppure apparire ricco per la banca così ti finanzia? Ebbene, la tematica è tutt'altro che semplice. In questo video vediamo quindi prima di tutto come sia possibile manovrare l'utile, se è legale, non è legale, se puoi farlo o non farlo. Dopodiché cosa fare nel concreto, come operare nel concreto ed infine quali sono le strategie di medio e lungo termine per evitare di avere questi problemi. Partiamo quindi dalla tematica di come sia possibile cambiare l'utile a piacimento. Una piccola premessa, stiamo parlando di utili di bilanci di SRL o comunque di SNC, SAS, enti individuali in contabilità ordinaria, perché per quanto riguarda le imprese in semplificata invece non esiste una vera e propria chiusura di bilancio, quindi non esiste nemmeno la possibilità di manovrarlo il bilancio. Lì al limite per gestire l'utile bisogna lavorare sulle date delle fatture o eventualmente sugli incassi e pagamenti, ma non certo con le rettifiche che riguardano la chiusura di bilancio, perché la chiusura di bilancio nelle semplificate non esiste. Quindi parliamo di ditte in contabilità ordinaria, quindi tutte le SRL e le SNC, SAS, ditte individuali, che per loro scelto, perché sopra certi limiti sono obbligati, tengono la contabilità ordinaria. Fatta questa premessa, dobbiamo dire che in teoria l'utile in realtà è un semplice calcolo matematico che deriva dall'applicazione delle regole di redazione del bilancio. Uno applica le regole del bilancio e fa la somma più o meno e arriva all'utile. Nella realtà però non è così, esiste di fatto la possibilità di manovrare l'utile. Questo per varie ragioni. Ragioni legali, perché è la legge a prevederlo, ragioni diciamo borderline, non è la legge a prevederlo, ma di fatto la mancanza di dati certi consente un certo margine di manovra, ed infine vere e proprie ragioni illegali, cioè la violazione palese delle regole di bilancio. Uno sa che deve fare una cosa, sa che il dato è quello, ne scrive un altro in bilancio in palese violazione delle regole. Vediamo quindi uno a uno queste possibili ragioni per cui è possibile manovrare il bilancio. Partiamo dalle manovre di tipo legale, e che le manovre di tipo legale, come è possibile che legalmente sia possibile? Beh, usi di fatto le possibilità di valutazione offerte dalla legge. Esempio, criteri di valutazione del magazzino. A che prezzo valutare il magazzino? La legge consente di utilizzare diversi criteri, così LIFO, FIFO, costo medio ponderato, non entriamo qui nel dettaglio, ma consente di avere vari prezzi, che se è il primo prezzo, l'ultimo prezzo, lì bisogna capire quale prezzo prendere. E quindi a seconda del prezzo che prendi cambia il valore di magazzino e quindi cambia anche il valore finale del tuo utile. Dopodiché
la durata stimata degli investimenti. Quanto durerà l'utilità degli investimenti che fai? A seconda della durata che stimi, più un investimento stimi che dura a lungo, meno incideranno il costo di investimento, più l'investimento stimi che durerà a breve, più incide la percentuale del cosiddetto ammortamento. Quindi sulla base di quello non c'è una risposta certa di quanto dura un investimento, dove poter prevedere il futuro. Non c'è, quindi si stima su base di certe percentuali. E quella stima lì, stima è tutto legale perché uno deve farla, incide sul in realtà l'utile. Altra cosa, la svalutazione dei crediti. I clienti pagheranno tutti al 100%? In realtà anche lì c'è una cosa che va valutata. Se alcuni clienti lo pagheranno, devo svalutare, mettere già a perdita e quindi abbassare l'utile del mio bilancio. Invece se penso che tutti mi pagheranno, allora non tocco nulla e lascio l'utile così com'è. Infine ancora, cosiddette fatture mettere e ricevere. Questo riguarda i costi e ricavi a cavallo d'anno. Cioè, se ci sono costi e ricavi, fatturato e costi che sono a cavallo di più anni, in che percentuale lo metto in un anno o nell'altro anno? Sulla base della percentuale in cui divido un costo e un ricavo a cavallo d'anno, cambia l'utile dei rispettivi anni. E quindi è proprio per questo che normalmente si dice che la cassa, i soldi in cassa sono un fatto, perché in realtà è un numero esatto, basta prendere stato conto alla banca, guardo quanti soldi ho sopra quello, guardo al 31-12 l'anno scorso, quanti soldi avevo, prendo stato conto, 100.325, quello è un dato incontestabile, non c'è niente da valutare, basta leggere il numero. Invece, se la cassa è un fatto, l'utile si dice che è un'opinione. Perché è un'opinione? Perché ci sono delle cose che sono dei fatti, ma ci sono delle cose che invece sono da valutare. E sulla base di questa valutazione c'è comunque uno spazio di manovra. Chiaramente quello legale più stretto, poi sono quelli borderline e quelli illegali, però anche se uno vuole fare le cose perfette, legali, comunque c'è comunque uno spazio di manovra perché ci sono delle valutazioni da fare e non sono cose esatte. Quindi diciamo che l'utile non è una scienza esatta, le regole di bilancio non sono una scienza esatta, ci sono delle valutazioni da fare. E all'interno di queste valutazioni anche la legge prevede dei appunto margini di manovra. Quindi è la stessa legge che dà dei margini di manovra. Ovviamente, in teoria non dovrebbero essere usati questi margini per politiche di bilancio, per far saltare fuori quello che mi pare. Ed infatti ci sono dei limiti a queste, diciamo, cambi di rotta. Non è possibile cambiare criteri di valutazione da un anno all'altro. Quindi una volta che scegli il criterio lo devi mantenere, se no è palese che se lo cambi è perché stai manovrando bilancio. Oppure se lo cambi lo devi giustificare molto bene. Lo spazio di manovra di fatto esiste e basta saperlo, diciamo, giocare in termini, diciamo, legali. Quindi la legge, anche volendo, non potrebbe chiudere totalmente gli spazi di valutazione. Gli spazi di manovra legali esistono, e come. E chi di fatto lo nega mente sapendo di mentire, oppure non ha mai chiuso un bilancio in vita sua. A volte addirittura è la stessa legge ad ammettere palesi manovre di bilancio. Il caso più eclatante che è successo di recente è la sospensione degli ammortamenti. Per legge è possibile nei bilanci che riguardano gli anni 2020, 2021 e 2022 sospendere completamente gli ammortamenti, ossia il costo, la quota di costo dei miei, ad esempio compri un automezzo che ti costa 100.000 euro, presumi che ti duri 5 anni, va 20.000 euro all'anno. E questi qua si chiamano gli ammortamenti, la quota di costo di un investimento duratura che dura più anni, quanto viene spalmato su ogni anno. E quindi ogni anno ci sono gli ammortamenti, c'è la valuta percentuale, ma sicuramente gli ammortamenti non possono essere zero. Per legge è stato previsto che per i bilanci 2020, 2021 e 2022 gli ammortamenti possono essere azzerati. Io scrivo zero, come se i beni non deperissero, non crassero di valore. È un palese tarocco di bilancio. Ma a cosa serve una legge così? Perché è stata fatta? Beh, è stata fatta per evitare che nei periodi di Covid i bilanci uscissero proprio in perdita. Non ce n'è Covid! Quindi di fatto per legge è stato approvato un tarocco di bilancio. Non si voleva far emergere troppe perdite, allora ok, sospendiamo gli ammortamenti. Infatti è stata anche molto criticata questa legge. Ciò non toglie che sia una legge dello Stato italiano. Io per legge posso taroccare il bilancio e levare gli ammortamenti. Una cosa veramente incredibile. Io tanto sono completamente contrario alla legge di questo tipo qua, preferisco di più l'altra legge che hanno fatto, che hanno detto che una volta che emergono perdite hai più tempo per coprirle, cioè perdite che erodono tutto il patrimonio,
mentre con la legge, diciamo, ordinaria le devi coprire immediatamente, hanno dato 5 anni di tempo per coprirle, però le hanno fatte emergere la verità, quando hanno detto nascondiamo la testa sotto la sabbia e facciamo una bella manovrina di bilancio dove togliamo gli ammortamenti così l'utile sembra più alto, questo per legge. Quindi questa qua è una manovra proprio legalizzata, manovra di bilancio legalizzata. E dopo aver visto le manovre legali, quindi quelle che rispettano al 100% la legge, anche se la legge è assurda, comunque la rispettano, veniamo alle cosiddette manovre che io chiamo cosiddette borderline. Perché? Perché qua il problema deriva dal fatto che non conosci i dati esatti. Ad esempio, il magazzino. Quanto era il magazzino 3812? Non si sa. Perché? Perché non hai fatto l'inventario di fine anno, quindi puoi saperlo. Puoi fare un più o meno, ma non puoi saperlo perché non hai fatto l'inventario e non hai nemmeno magari un magazzino caricato a gestionale che schiacci un tasto e ti esce un calcolo che viene fatto dal gestionale. Questo non è vietato non avere la contabilità di magazzino, perché sotto certe soglie la contabilità di magazzino è obbligatoria, quindi uno non è obbligato a caricarlo a gestionale. In teoria sarebbe obbligatorio l'inventario, però nella pratica per questioni di tempo e di costi dover fare l'inventario non sempre viene fatto a 3112, quindi in quel caso lì non c'è l'importo del magazzino. Altra cosa, durata degli investimenti. Quanto dura realmente, ad esempio, un macchinario, un automezzo, una ristrutturazione di un immobile in affitto? Quello è difficile stabilirlo. Quindi non è così semplice avere un dato certo di quanto durano queste cose. Quindi va stimato e chiaramente nelle stime posso portarle a mio vantaggio. Altra cosa, fattura a cavallo d'anno. È difficile stimare quanta percentuale attribuire a ciascun anno. Ad esempio, ho iniziato un lavoro, l'ho iniziato a metà dicembre, lo porto a termine a metà gennaio. Quanto pezzo fatto a dicembre, quanto a gennaio? Lì è difficile a volte sapere quanto fatto. Sono fatto i cosiddetti SAL, no? Stato avanzamento lavori, non tutti i lavori si fanno, nemmeno sono obbligatori, quindi non so. Stessa cosa, un costo, un servizio, uno mi fa una qualsiasi cosa, un programma, un intervento che dura più di un anno, o comunque a cavallo d'anno, è lì quanta parte va in un anno e quanta va nell'altro, è difficile veramente stabilirlo. E quindi di fatto, non conoscendo i dati esatti per queste cose qua, no? Magazzino, durata investimenti, fattura a cavallo d'anno, eccetera, fai le stime pendendo verso la cifra che ti fa più comodo. Non è vero proprio falso, è semplicemente non so il dato, lo devo stimare, guarda caso lo stimo. Se proprio visto che devo stimarlo, visto che devo tirare a indovinare, non so quant'è il magazzino, ad esempio, non so quant'è il magazzino al 31-12 dell'anno scorso. So che più o meno sarà tra i 250 e i 300 mila euro. Se mi serve un utile alto, lo metterò a 300 mila. Se mi serve un utile basso, lo metterò a 250 mila. Quindi ho una forchetta che non sarebbe in teoria legale, perché avrei dovuto farlo inventare, ma non avendolo fatto, devo sparare là una cifra e se la sparo su quella che mi fa più comodo. Questo sono le manovre che io considero, diciamo, borderline, proprio per la mancanza di dati. E dopo aver visto le manovre legali e quelle, diciamo, borderline, vediamo le vere e proprie manovre illegali. In questo caso qua, metti in bilancio dei dati che sai essere falsi, quindi menti sapendo di mentire. E ci sono però in realtà due grandi tipologie di falsi. I falsi con effetti cosiddetti temporanei, cioè sposti avanti e indietro l'utile, in realtà diciamo, non rubi nulla, sposti avanti e indietro, quindi ad esempio magazzino, durata investimenti, svalutazione crediti, fatturati e costi a cavallo d'anno, se devi abbassare l'utile quest'anno lo stai alzando quello dell'anno dopo o quelli degli anni dopo e viceversa, se alzi l'utile quest'anno vuol dire che stai abbassando quelli degli anni successivi, e sono spostare avanti e indietro, quindi hanno, diciamo, una gravità minore. E poi ci sono, diciamo, i falsi con effetto cosiddetto definitivo, ad esempio fatturato non dichiarato, il cosiddetto nero. Se tu fai incassi dei soldi senza emettere fattura, non li metti a bilancio, è il cosiddetto nero, quello è un falso, non è che viene recuperato l'anno dopo, cioè hai meno fatturato e un utile più basso e fine, hai gabbato il fisco in maniera definitiva, non hai solo spostato avanti e indietro le cose. Stessa cosa, è ancora più grave, questa qua è la massima gravità anche per l'ordinamento, anche per la legge, è le fatture false scaricate nei costi. Quindi metti le fatture che non esistono, quindi fatte per una prestazione che non esistono, e in modo tale di poterti scaricare dei costi e abbassare le tasse. Questa è proprio la massima gravità che c'è per i comportamenti di falso in bilancio. E quindi vale per tutti
diciamo, le manovre di bilancio illegali, ma soprattutto quelle con effetto definitivo, attenzione al penale. Perché se abbassi l'utile con falsi di bilancio, il reato è penale, diciamo, solo se supera il certe soglie. In caso di fatture false è sempre penale senza soglie. Quindi diciamo, se abbassi l'utile con dei falsi che sai essere falsi, con appunto dati falsati per apparire più basso e pagare meno tasse, ci sono delle soglie oltre quale non è penale, è solo un reato, diciamo, amministrativo, prende una multa ma non finisce in prigione. Invece in caso di fatture false, quello è sempre penale senza soglie. Se viceversa alzi l'utile con dei falsi, è reato penale solo se fallisci. Quindi in realtà non stai gabbando fisico, in questo caso stai gabbando i creditori, le banche e così via. Se fallisci vieni puniti con reati di bancarotta e ricorso abusivo al credito. Quindi mi raccomando, attenzione, evitiamo il più possibile il manovre di tipo illegale. Dopo aver visto le varie tipologie di manovre legali, borderline e illegali, vediamo cosa fare in concreto. Allora, la prima cosa da dire: uno, rispetta la legge, quello in assoluto. Ok, quindi le manovre illegali sono totalmente, non devi neanche prendere in considerazione. Invece, spendiamo due parole per, diciamo, le manovre borderline sono da usare con cautela. In realtà lì il problema è un altro, non è la volontà di voler gabbare qualcuno o non rispettare la legge. Il problema deve risolvere proprio la mancanza dei dati. Nelle piccole imprese non sempre si hanno il 100% di dati per fare correttamente un bilancio. Quindi lì il problema da risolvere è: ci sono tutti i dati? No, allora dobbiamo recuperare, dobbiamo fare in modo di avere i sistemi che abbiano tutti i dati. E servono anche per il controllo di gestione. Perché ad esempio, se tu non conosci il tuo magazzino, non puoi nemmeno sapere quanto guadagni realmente. E quindi, se non sai quanto guadagni, non è solo il problema di dire: ok, allora non mi interessa, sto gabbando il fisco, alzo o abbasso il magazzino perché tanto devo stimarlo. Nella realtà tu nemmeno sai se stai guadagnando o no. Quindi quello lì è un bel problema. Quindi manovre borderline, attenzione, risolviamo alla base il problema della mancanza di dati. Invece vediamo all'interno delle manovre legali cosa è possibile fare. Beh, lì all'interno delle manovre legali devi cercare il giusto compromesso tra quello che è il pagare poche tasse, e per far ciò chiaramente devi abbassare l'utile, e il discorso di farti finanziare, e per far ciò devi alzare l'utile. Lo so, questa è una non risposta, ma in realtà è una tensione contraria. Cioè, se all'interno chiaramente delle norme legali, se voglio pagare meno tasse devo uscire con un utile basso, se voglio farmi finanziare devo cercare di avere un utile più alto. È una tensione contraria, devo decidere da che parte stare, devo capire qual è il giusto compromesso, non esiste una regola univoca. Ricordati comunque due cose. Primo, per quanto riguarda le tasse, e stai solo in realtà spostando utili da un anno all'altro, ti ricordo che siamo nell'ambito delle cose legali. E quindi in realtà se abbassi l'utile non stai risparmiando tasse, le stai solo rimandando. Abbassi l'utile quest'anno vuol dire, e quindi paghi meno tasse quest'anno, vuol dire che stai alzando le tasse degli anni successivi. In realtà stai solo spostando avanti e dietro le stesse identiche tasse. Ci sono eccezioni dove questo potrebbe comportare comunque un risparmio. Cioè, se hai un SNC, una SAS, una ditta individuale e abbassi l'utile di un anno eccezionalmente più alto per evitare di finire negli scaglioni con le percentuali più alte, allora sì, un risparmio l'hai fatto, perché magari hai abbassato un utile dove l'aliquota finiva, non so, nel 35-43%, e quell'utile lì che sposti in avanti finisce gli anni dopo, diciamo, nella percentuale del 25%. Allora certo, in quel caso lì, avendo manovrato, sperando in modo legale la cosa, comunque un risparmio l'hai avuto per il differenziale di aliquote. Ma salvo questi casi particolari, sposti avanti e indietro le cose, quindi non c'è un vero risparmio di tasse. Ok, quindi ok, appare basso per le tasse, ma non è una gran soluzione quella di rimandare il problema. Invece, per quanto riguarda farti finanziare, è vero che la banca guarda certamente l'utile, ma non è l'unico parametro che guarda. E puoi agire anche in realtà su altri parametri se proprio vuoi manovrare. Ad esempio, una delle cose interessanti su cui agire è quello di prendere i finanziamenti soci se li hai in bilancio, cioè se tu hai finanziato la tua azienda perché aveva dei soldi, quindi la società ti deve restituire quei soldi, e per la tua azienda è un debito verso di te per questo finanziamento soci. Se tu li fai confluire nel patrimonio netto, cioè tu tramite un verbale di assemblea dici: guarda, questi soldi qua in realtà sono uno dei soldi che voglio lasciare in azienda, quindi diciamo rinuncio al mio debito perché voglio patrimonializzare la mia società,
tu di fatto contabilmente confluiscono il patrimonio netto e così di fatto ti cambiano i debiti perché spariscono a costo zero. Quindi avere dei debiti verso i soci, se sono alti e magari ho molti finanziamenti in corso, potrebbe essere intelligente fare questa manovra a costo zero. Quindi l'utile non è l'unica cosa che puoi manovrare, ci sono altre cose di bilancio che possono essere, diciamo, manovrate per poter apparire più bello alla banca. Detto questo, vediamo infine le strategie strutturali per non avere più il problema dell'utile a fine anno. Vediamo il problema delle tasse. Con le manovrine di fine anno, di fatto, rimane il suo problema spostando in avanti un po' di tasse. Se invece vuoi risolvere il problema in maniera strutturale, devi invece agire non all'ultimo con una manovrina di bilancio, ma devi agire per tempo in maniera preventiva. Devi quindi cambiare di fatto la tua struttura fiscale per pagare il minimo di tasse, sempre ovviamente rimanendo nell'ambito legale. Quindi per pagare il minimo di tasse consentito dalla legge devi cambiare struttura fiscale e non fare manovrine di fine anno. Il come cambiare la struttura fiscale lo insegno a farlo nel mio corso Swiss My Tax, lì proprio, faccio proprio vedere come applicare la pianificazione fiscale legale per poter pagare meno tasse in modo strutturale, senza manovrine di fine anno. Invece, venendo al problema di farti finanziare, in realtà in un mondo ideale dovresti lavorare con i tuoi soldi. E come poter arrivare progressivamente a questo obiettivo, cioè di non dover più dipendere dalle banche? Beh, chiaramente ci sono varie strategie. Strategie di breve periodo, cosiddetta aumentare la velocità dei soldi, incassi prima, paghi dopo e riduci il magazzino. Con queste tre strategie, anche nel breve, puoi recuperare buona liquidità. Poi ci sono strategie di medio-lungo periodo, che sono ad esempio ridurre gli investimenti, quindi affittare e noleggiare anziché comprare, quello riduce l'esposizione che ho verso le banche, e di fatto aumentare gli utili e lasciarli in azienda. Diciamo, con queste strategie, che in realtà spiego bene nel mio libro I numeri non mentono, con queste strategie progressivamente ti potrai liberare dal cappio delle banche. Nel frattempo però che cerchi di lavorare con i tuoi soldi, perché non è un attimo svincolarsi dalle banche, quello che puoi fare è progressivamente, diciamo, liberarti, se ne hai, di fidi bancari. I fidi bancari richiedono il rinnovo annuale, quindi ogni anno vai in stress quando devi chiudere il bilancio, oltre al fatto che te li posso chiudere effettivamente quando, proprio quando vogliono. E ho approfondito in realtà questo argomento di perché devi evitare i fidi bancari in uno specifico video. Invece, se ricorri a finanziamenti a rimborso rateale, certo deve apparire bello, ma solo quando devi farti erogare il finanziamento. Una volta che hai ricevuto il finanziamento, per dire proprio in francese, te ne puoi sbattere altamente di quello che pensa la banca del tuo bilancio. Quindi non è che devi gonfiare l'utile, tanto ormai il finanziamento l'ha già dato, se devi chiedere un altro eventualmente quando lo chiedi, ma di fatto una volta che te l'ha dato, passato finanziamento, te ne puoi sbattere di cosa pensa la banca del tuo bilancio. Bene, veniamo alle conclusioni. Questo video ci ha spiegato come muoverti con le manovre di bilancio, evitando chiaramente come la peste le manovre illegali e usando in modo intelligente quelle legali. In realtà, come abbiamo visto, se hai bisogno di manovre di bilancio significa che devi sistemare qualcosa nella tua azienda, devi cominciare a lavorare con i tuoi soldi, quindi a quel punto ti svincoli dalla banca e fare pianificazione fiscale, e a quel punto non è più il terrore dell'utile alto che ti pare tante tasse, perché era ampiamente previsto, pianificato ed era un carico sostenibile per la tua azienda. Per approfondire ti rimando al mio libro I numeri non mentono, per il controllo e gestione e iniziare a lavorare con i tuoi soldi, e ti rimando, per quanto riguarda le tasse, al mio videocorso Swiss My Tax, per fare appunto pianificazione fiscale preventiva e risolvere il problema tasse in una volta per tutte, cambiando la struttura fiscale della tua azienda e non ricorrendo ai giochini di bilancio a fine anno, che in realtà non risolvono proprio un bel niente. Trovi il link per acquistarlo qui sotto. Se hai dubbi o domande, non farti problemi a scrivermi nei commenti, e se il video ti è piaciuto, beh, allora metti mi piace, un bel pollicione in su. E se non vuoi perderti i prossimi video, iscriviti al canale, ci conto.